Quando comincia l'avventura? Allora io ho iniziato a giocare, avevo 12 anni. Ho iniziato all'isolotto con i maschi del 2003 e poi sono passata alla Firentina dopo due anni e adesso siamo a Arezzo da settembre. Senti, e come fu questo passaggio da giocare insieme ai maschi? Che mi immagino quello che succedeva, che naturalmente la curiosità erano i primi tempi. Allora, il passaggio è stato bello perché finalmente vivevo lo spogliatoio al 100%, che prima non, ovviamente. E però è sempre... è diverso, è diverso sotto tutti i punti di vista, anche se è un, po', un po' di nostalgia giocare con i ragazzini. Mi piaceva tantissimo perché erano molto... Boh, io mi sono trovata bene, mi volevano bene, e poi però quando passai da quando passai con, le, con le ragazze fu tutta un'altra storia, a livello di spogliatoio davvero anche come categorie, come, cioè mi accorsi che comunque anche le ragazze, perché era la prima volta che, che vedevo squadre femminili, era la prima volta. E, um, è, stato, è stato bello vedere che comunque c'è sempre la, la stessa attenzione dietro alle ragazze come, come era dietro ai maschi anzi forse c'era anche un gocciolino in più quindi senti, l'excursus nella Fiorentina qual è stato? cioè sei entrata che avevi 14 anni sì, cioè. sì. e poi hai fatto sei entrata subito quando la Fiorentina era in Serie A oppure sì, um, il prima, subito il primo anno della Fiorentina arrivai a fine, a fine annata che, eh, per fare la Coppa Toscana e poi ripresi l'anno dopo eh, perché la Coppa Toscana fu a fine, verso giugno quindi ho ripreso da, dall'anno nuovo e poi ho ritrovato delle mie conoscenze quindi, quindi sono stata bene, poi io ho fatto un'esperienza in Serie A l'anno scorso che però non è andata bene per un infortunio con Chieri? Sempre... sempre con la Fiorentina Sempre con la Fiorentina, sì, senti, eh, che atmosfera c'è? In Serie A? Eh, Un'atmosfera un po' pesante, però anche un po' pesante, ma anche molto impegnativa. Mm, era sempre un quasi uno stress, tra virgolette, diciamo. Che mm, te la vivevi sia, cioè comunque passavi tante ore a lavorare e dovevi lavorare anche al di fuori, e, però è bello. Chi hai conosciuto, chi ti piaceva quando sei stata in mezzo a questo gruppo della Serie A? Allora, io ho stretto con Martina Piemonte, che saluto. Poi con, ho ritrovato una mia vecchia compagna giova con me in primavera che è la Margherita Monnecchi e anche con lei ho stretto tanto perché comunque siamo, abbiamo la stessa età. E, mh, poi c'era Daniela Sabatino che faceva ridere tutti, lo spogliatoio, veramente una brava persona. Che cosa c'è di differenza nel calcio femminile? Ancora non hanno capito che siete parecchie di voi, sono costrette a lavorare anche fuori, il che cioè, diventa difficilissimo lavorare, studiare, giocare. Eh sì, perché mi sono accorta perché io andando a scuola... Alla Fiorentina School vedo che comunque dietro i ragazzi c'è un po' di attenzioni che dietro le ragazze non ci sono, anche se però ultimamente eh, hanno iniziato a aggiungergli di tutto. Tipo quando arriva io in primavera ci si allenava tipo tre giorni a settimana e basta, mentre adesso quattro giorni di cui uno di palestra, hanno nutrizionisti, hanno tante persone nello staff, piano piano si inizia a prendere considerazioni e per quanto riguarda il fatto di lavorare ancora, ancora sarà lunga la strada in cui bisognerà fare sia uno che l'altro. È sembrato che per esempio che il contratto fatto da una giocatrice italiana che è andata a finire al Barcellona o qualcosa del genere, 200.000 euro. Però mi è venuto da sorridere considerando che 200.000 euro è uno stipendio di un giocatore di Serie B medio, neanche un grosso giocatore. Perciò insomma quella invece era una top, eh, ancora non ci siamo. Eh, no, esatto, infatti. Purtroppo per, per quanto riguarda i soldi non, non, non c'è questo giro come negli uomini, anche se secondo me è anche molto esagerato, considerando il mondo in cui viviamo. Quindi ci sono delle esagerazioni. Bella questa cosa che hai detto, siete fantastiche. C'è una che sta facendo, sta giocando al calcio, che dice esagerato gli stipendi di questi giocatori. Bello. Senti, e quali caratteristiche, eh, oppure quali hai a livello tecnico te? Ah, tecnicamente sono molto ruvida, diciamo, però so sfruttare gli spazi in profondità, so. Che ruolo giochi? Allora, io qua alla reso sto facendo l'esterno d'attacco che non lo facevo da tanti anni. Ho sempre fatto il terzino, il difensore centrale. Mentre l'esterno d'attacco lo facevo con i maschi <ride> all'isolotto. Sei tornata agli antichi splendori, tu... ti diverti di più però? Sì, ci sono diciamo meno responsabilità, tra virgolette, perché se sbagli te attaccante dietro hai una, una squadra, mentre se sbagli da difensore centrale si vede molto di più il tuo errore e ne paghi più le conseguenze. Tu dovresti andare sulla fascia e rimettere la palla al centro oppure insomma? Eh? Sì esatto, vai sulla fascia, fai cross, assist, quello mi piace. Senti e gli hobby? Gli hobby tuoi? Io studio ancora e... Cosa fai? Eh, sono ancora a scuola, Vado, faccio la quinta sportivo, quest'anno ho la maturità. Questo. E... Per il resto, la musica? Se c'è qualcosa che ti piace, che ti aiuta magari in alcuni momenti dove ti metti le cuffie? Le cuffie, me, senza cuffie, io non, non ce la faccio. Mi metto sempre ad ascoltare la musica in qualsiasi momento, anche soprattutto nel viaggio che facciamo da Firenze a qua per venire all allenamenti: solo musica, per rilassarsi, per staccare un po', anche per riposarsi perché la musica. Questa è vera passione perché siete sorprendenti, eh, tu mi stai parlando della tua vita tra la scuola, e il pullman che ti porta ad Arezzo, gli allenamenti e poi vi riporta eh, a casa. Cioè, ehm, cioè, questa è solo una passione. Sacrificio. Tanto sacrificio, però è quello che ci piace fare, quindi sacrificio fino a un certo punto. Comunque quest'anno sta andando bene, no? Sì, infatti. Infatti si vedono i risultati. Quando inizia a lavorare, inizia a dare a dare, qualcosa torna indietro prima o poi. Anche se per me è un campionato con squadre toste e difficile come campionato. Sì, sì. Mh, me l'avevano detto prima di iniziare questo percorso che il campionato di Serie C si faceva sempre più difficile. e Ora mi sto accorgendo che è vero, che... Insomma, ci sono delle ragazze che, che hanno un bel po' di stoffa. C'è un sogno? In fondo alla strada? Eh, quello calcistico di sicuro. Eh sì. Quando è cominciato il sogno? Ho cominciato a giocare a calcio all'età di sei anni nella squadra delle, del mio paesino che è l'Arlunese. E sono rimasto a giocare con i maschi per circa quattro anni quando poi ho deciso di entrare nel mondo del calcio femminile e, e di entrare a far parte del, dell'Inter, che ai tempi era l'Inter femminile, SD, Inter, Milano. L'anno scorso sono andata in prestito alla Pro Sesto, vincendo il campionato di Serie C, e quest'anno eccomi qui all'Arezzo. Senti, qual è il tuo ruolo? Io sono un difensore centrale. Sei una tosta allora! Così dicono. Frederico, più che altro il gioco aereo e più l'impostazione dal basso. Mi piace giocare la palla. Senti dalla Lagunese all'Inter, cosa è cambiato in quell'anno che hai fatto questo passaggio? Sicuramente il passaggio dal mondo del calcio maschile a quello femminile. È un passo grande, è un mondo completamente diverso per le opportunità. Io ho avuto la fortuna di far parte di una società come l'Inter, che di opportunità ne dà e anche, e anche molte: cerca di subito formarti come un professionista, una professionista da fin da bambina. Senti, vi seguono anche nel mondo eh, dello studio e di tutto il resto? L'Inter, quando sei passata lì, eri ancora giovane, eri una bambina. Sì, sicuramente, mh, soprattutto quando siamo poi passati a FC Internazionale, c'era un grande focus sullo studio perché diciamo che va di pari passo, va parallelamente al, al calcio, quindi sì, c'era un grande interesse anche per quello. Poi secondo me è stato emozionante no? quando hai visto eh, la maglia di una squadra di Serie A, insomma, importante. Sì, eh, sicuramente far parte anche solo delle giovanili, della prima, perché io ero in primavera, di una squadra così prestigiosa e di Serie A ti dà ogni giorno un grande stimolo. Magari di essere chiamata in causa in prima squadra anche solo per un allenamento è un grande stimolo. Che poi, tra l'altro, da lì, eh, lì vicino vedevi eh, ragazze che giocavano stabilmente in Serie A ed erano anche alcune importanti. Insomma. Sì, stabilmente in Serie A e soprattutto magari eh, che conoscevo da prima quando si giocava in Serie B, o anche di un'età non così tanto più, più grande della mia. Perciò era come un sogno realizzabile vederle. Senti, che cosa c'è secondo te che ancora non riuscite a conquistare? Perché ormai il calcio femminile è diventato anche attraverso Sky, i campionati del mondo, la nazionale eccetera. Come mai secondo te ancora questa differenza? Allora C'è da dire che il calcio femminile ha avuto una crescita esponenziale a partire dal mondiale del 2019 perché l'Italia finalmente si è fatta conoscere, è stata, ha fatto un bel percorso al mondiale nazionale e da lì c'è stata una crescita: il mondo, è stato, il mondo del calcio femminile è stato già più, più conosciuto. Penso che ciò che manchi è sempre il fatto che sembra che ci sia l'obbligo di dover confrontare il mondo maschile a quello femminile quando non c'è assolutamente la, la necessità, perché sia sì, lo stesso sport, ma è anche da dire che sono due mondi a sé. Quindi, se si smettesse di confrontare, soprattutto da un punto di vista magari più fisico, ci sarebbe più, più possibilità di dare importanza al movimento. Senti, come ti sembra questo campionato? Perché tutti dicono che ci sono squadre importanti, Tosto. Eh, come ti sembra, visto che tu sei stato nella Pro Sesto? Allora, l'anno scorso, innanzitutto, c'erano quattro gironi al posto di tre. E vi erano meno squadre nel girone, quindi, e, e soprattutto il, il livello era leggermente più, più basso. Quest'anno ci sono più squadre, più squadre che all'inizio del campionato si sono proclamate papabili vincitrici, con una bella rosa. Perciò è proprio questo: che ogni partita non è mai, mh, non ci sono squadre materasso, non, non c'è una partita che dici potrei vincere facilmente, sono tutte da giocare. Senti, ehm, tu studi, vero? ancora o no? Sì, io studio, eh, mi sono diplomata quest'anno a giugno al liceo linguistico e adesso sono iscritta alla facoltà di Milano di Lingue. La cosa più impressionante è che tutto avviene con grande sacrificio perché studiate, alcuni di voi lavorano, giocate. Cioè, non c'è un, un momento che in realtà rimane a voi, è solo questa grande passione che vi, fa, vi spinge in avanti. Sì, è un sacrificio perché c'è chi lavora, c'è chi studia, io personalmente studio e ormai sono 13 anni che studio e gioco a calcio insieme, per me sì è un sacrificio ma è anche ciò che ti può far sentire in un certo senso sempre vivo. Senti, c'hai qualche hobby? Quando ti avanza quei due minuti di tempo libero? Hobby vero e proprio no, a parte ovviamente divertimenti vari come uscire con gli amici. Mi piace concentrarmi veramente sul, sullo studio, sui miei obiettivi personali. Senti, e che cosa speri da questo campionato? Ovviamente spero nella vittoria del campionato di riconquistare la, la Serie B come il passato anno e di sperare di quindi l'anno prossimo militare nel campionato cadetto. Sei sempre dell'Inter oppure ora appartieni alla Sono in prestito dall'Inter per la stagione corrente. Speri di rimanere in Serie B con, con la o no? Spero assolutamente sì che vinceremo il campionato e di militare poi con la in Serie B. L'ultima battuta che ti dico è che tipo di musica ti piace? Qual è che, quella musica che ti carica magari ascoltandola? Mi piace molto la musica rap, ad esempio, prima di una partita, di, soprattutto italiana, sì, questo è il genere. Mi sembrava logico perché essendo una, un centro mediano... Tosto il genere, poteva essere solo che musicare. C'è bisogno della giusta carica prima di affrontare una partita. <ride> Grazie.